Nonostante il caldo di queste prime giornate d'estate, la redazione di Spazio Games non si è di certo fermata ed ha organizzato, dedicandola esclusivamente a voi lettori, una sanguinosa competizione. È iniziata infatti la corsa al titolo di personaggio più forte degli ultimi anni. Creata un'arena virtuale, vi abbiamo gettato 10 eletti e starà a voi scegliere il più potente di tutti. Calpestare la sabbia dell'arena è Kratos, figlio di Sparta, nato dall'adultera unione tra una donna greca ed il signore dell'Olimpo Zeus. Assetato di vendetta, le sue mani non esitano di fronte a nulla e le lame legate con catene alle sue braccia non si stancano mai di ruotare con l'unico scopo di affettare chiunque osi porsi lungo il cammino dello spietato semidio. Le sue armi sono l'inarrestabile determinazione a compiere la propria vendetta e l'incredibile forza brutta. Dall'immaginifica mente di Shinji Mikami nasce Dante, protagonista della serie Devil May Cry. Il cacciatore di demoni, simpatico burbero circondato da belle donne, ha un misterioso passato da scoprire e una passione per le risse dalle quali esce irrimediabilmente vittorioso grazie alle sue fide calibro 45 Ebony ed Ivory e la spada che porta sempre appesa sul retro del suo lungo cappotto rosso, Rebellion. La bianca chioma e la battuta sempre pronta fanno di Dante uno dei personaggi più carismatici degli ultimi tempi, degno contendente al titolo di personaggio più forte di tutti. Master Chief è un uomo nato per la guerra. Addestrato sin da bambino a divenire soldato perfetto e parte di una squadra speciale chiamata Spartan, si ritrova unico superstite della sua razza di supersoldati. Grazie alle sostanze sperimentali iniettategli nel corpo e all'armatura ipertecnologica, è l'unica speranza per la sopravvivenza della razza umana, minacciata dai Covenant, unione di popolazioni aliene guidate da una religione comune nel cui credo è contemplato lo sterminio di ogni infedele. Le sue capacità sovraumane e le armi futuristiche gli permettono di combattere senza timore di sconfitta nella nostra arena. Gordon Freeman è uno scienziato, non un soldato. Ama la fisica teorica e tra i suoi idoli c'è Albert Einstein, e le armi le ha viste solo nella fondina della security di Black Mesa. Ma il fato l'ha eletto uomo giusto nel posto sbagliato, costringendolo a debellare una minaccia aliena armato di tanto coraggio ed un piede di porco. Nel corso della propria vita si è ritrovato ad affrontare ogni tipo di pericolo, umano o extraterrestre che fosse, senza fermarsi mai in nome della libertà. Affidabile e taciturno, The Freeman è un eroe come pochi altri. Tentare di tirare le fila dell'intricatissima trama ideata da Hideo Kojima per la serie Metal Gear sarebbe un'impresa a dir poco improba. Quel che però è certo è che l'indiscusso protagonista è Solid Snake. Il suo passato è parzialmente avvolto dal mistero, ma sappiamo che egli è un clone nato dagli esperimenti militari finanziati con lo scopo di creare il soldato perfetto. Progenitore del genere Stealth, le sue abilità gli permettono di infiltrarsi senza farsi notare in ogni zona calda, eliminando di soppiatto ogni minaccia. L'ultimo episodio della saga l'ha visto invecchiare, in seguito agli effetti collaterali degli esperimenti su di lui effettuati, ma non perdere la stoffa del soldato senza macchie devoto alla causa.
Nato in provetta dall'unione del DNA di pericolosi criminali, l'agente 47 viene addestrato per divenire il migliore dei killer. Silenzioso e letale, l'assassino è caratterizzato dalla testa pelata e da un codice a barre tatuato sulla nuca. L'abito nero perfettamente stirato e la totale dedizione alla religione cattolica fanno di 47 un personaggio misterioso ed affascinante, ma è l'abilità nell'uccidere senza farsi individuare grazie a pistole silenziate, corde di violino e veleni assortiti a permettergli di competere per tentare di assurgere al primo posto della competizione. Samuel Leo Fisher nasce il 23 gennaio del 1957 ed è un agente segreto del governo degli Stati Uniti, ideato niente meno che dalla penna di Tom Clancy. Utilizzato dall'NSA come efficiente spia, nell'arco della propria carriera è riuscito a debellare ogni tipo di minaccia terroristica. La morte della figlia lo ha però sconvolto, facendolo sprofondare in un tunnel dal quale non si sa ancora se uscirà. Gli innumerevoli gadget ipertecnologici, tra cui spiccano i caratteristici occhiali trifocali, lo rendono discreto quanto letale. Il protagonista di Splinter Cell ha un conto in sospeso con Solid Snake, con il quale è in diretta competizione per il titolo di miglior stealth game di sempre. Ryo Hayabusa è un abilissimo ninja. Dotato di capacità sovraumane, egli è un grande spadaccino, arciere e allo stesso tempo profondo conoscitore di praticamente ogni arte marziale. È persino in grado di trasformarsi in un falco, simbolo spirituale della sua stirpe, e non disdegna nemmeno l'uso di qualche arma da fuoco. Nel corso della sua storia videoludica è stato capace di sconfiggere ogni cosa che minacciasse la Terra e di non cedere alle tentazioni delle prosperose comprimarie, rendendolo un altro fortissimo contendente della Rera. Protagonista della serie Gears of War ed indiscusso capo della squadra Delta, Marcus Fenix fa la sua prima apparizione sui nostri schermi come detenuto abbandonato in una prigione. Un nuovo attacco delle terribili locuste lo rendono una risorsa indispensabile alla salvezza dell'umanità. Egli non ha alcuna abilità speciale, ma la sua stazza, unita al grande coraggio e abilità nell'uso delle potenti armi a sua disposizione, lo rendono un badass con i controfiocchi, oltre che un papabile vincitore del premio per il più forte personaggio di tutti. Alex Mercer è ancora solo un pivello, se paragonato ai contendenti, ma le sue incredibili abilità e la rabbia e spietatezza che lo caratterizzano lo hanno fatto velocemente arrivare alle vette delle classifiche dei protagonisti più interessanti. Alex non ricorda niente del suo passato, ma sa per certo che gli è stato fatto qualcosa. Tutto ciò che gli riesce è rincorrere il responsabile, alla disperata ricerca dei propri ricordi. Ben presto si scoprirà che qualche strano esperimento lo ha reso speciale, capace di mutare la propria forma e di sfruttare abilità dall'incredibile potere distruttivo. L'appuntamento è fissato sul nostro forum, dove potrete decretare il vincitore a suon di voti. Che vinca il più forte!